chiamo Francesco Barone, sono il presidente del Club Nautico da quest'anno. Passami a prua. Sì, vai, vai a prua. In passato ho già ricoperto la carica di direttore sportivo e mi sono sempre occupato di vela. Ho iniziato a fare vela a 14 anni con una tavola da windsurf. È stato molto, molto divertente e ho continuato nel tempo a mantenere questa mia passione. Pronto? Purtroppo io oggi pomeriggio sono già impegnato con quei ragazzini della scuola vela, per cui non faccio in tempo. Ci dobbiamo riaggiornare. Il Club Nautico Gela è un circolo velico, un circolo nautico che esiste dal 1968. È nato grazie a un gruppo di amici che avevano la passione per il mare e che nell'attuale sede, che era poco più che una baracca, hanno messo su questa bellissima impresa. La passione per il mare e per le attività nautiche ha sempre contraddistinto, diciamo, l'appartenenza a questo circolo. Allora, raga, prendiamo le barche, usciamo, armiamole e regoliamo tutto per le condizioni di oggi. Vi raccomando, barche prua al vento e armiamo tutto. Andiamo. Da parecchi anni abbiamo avviato una scuola vela che durante tutto l'anno accoglie decine di ragazzi. Facciamo un riscaldamento virando più spesso del solito per uscire dal porto e andiamo a controllare le condizioni fuori. Andiamo in acqua. L'impatto con i primi giorni e con il mare non è mai un impatto violento, tra virgolette, perché entrano in acqua calma. In qualsiasi condizione di vento noi siamo in grado di far uscire i nostri ragazzini. In barca a vela la cosa più bella è che in qualche modo stacchi con la quotidianità. La cosa che mi piace di più è sempre quello, il silenzio, la percezione del vento, le condizioni marine, le onde che in qualche modo ti cullano. Quando vai a vela sei costretto a prendere delle decisioni. Sei da solo e devi prendere delle decisioni, giuste o sbagliate. Questa è una grande lezione di vita. Quest'anno abbiamo fatto un corso per bambini ciechi e ipovedenti. È stata un'esperienza incredibile. Questi ragazzini, solo dopo due lezioni, riuscivano a percepire il vento, riuscivano a percepire anche la rotta e siamo riusciti, dopo due lezioni, a farli timonare da soli. Un ricordo bellissimo con una scritta in rilievo e anche il mare, il vento, le vele, la vostra amicizia. Grazie di cuore, Unione Ciechi Italiana e Ipovedenti. Gela e la vela sono un connubio perfetto. Gela ha delle condizioni meteomarine eccezionali. A Gela il vento non manca quasi mai, poi il clima è eccezionale. Gela è proprio, secondo me, la città del vento e della vela, anzi questo può diventare uno slogan, Gela, città del vento e della vela. Sono del parere che chi riesce ad affrontare il mare non gli fa paura niente. Una delle cose più belle nel nostro sport è che non abbiamo mai le stesse condizioni. Le situazioni cambiano in continuazione e noi dobbiamo essere sempre pronti ad affrontarle e cambiare noi stessi per affrontare il mare. Mi spiace, mi spiace. Il divertimento è una bellissima sensazione, è qualcosa che ti fa stare bene e che, anche se in qualche modo ti può stancare, non rinunceresti mai a quei momenti. Sì, ok. Mm.
La vela mi piace quando sento la barca, quando la sento sulle onde, sento il vento tra i capelli. Il divertimento è un'emozione bellissima che ti fa godere, no, la vita. È un'esperienza che io consiglio a tutti, quella di andare a vela. È un modo di vivere in simbiosi con la natura, di non inquinare. È un modo bello di divertirsi e di affrontare il mare. La vela è uno stile di vita, non è un semplice sport. Divertimento per me girando Italia, Sicilia, Gela è stato andare in giro con un gruppo di amici e scoprire la città. Ho pensato che raccontarvi tutta quanta questa avventura fosse una cosa importante, perché vi posso assicurare che è stato veramente divertente.